Ti ricordo, se vuoi, di iscriverti al Gold Member, che ringrazio anche oggi. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi apriamo due pacchetti, domani o dopodomani dovrebbe arrivarne un altro. Questo è 2,1 kg. E allora andiamo ad aprire questo, che ora non mi ricordo quale colore ho preso. Marrone. Ok, perfetto. Marrone, e si va ad aggiungere, eccolo qui, PLA, sempre PLA. Ragazzi, mi sono trovato bene con questo PLA e continuerò con questo PLA. E questo invece è la bestia da 2 kg di a voglia stampare, ragazzi, a voglia. Guarda quanto è grande, guarda quanto è grosso, sempre PLA, 190-210 gradi. Lo andrò a inserire nel box della stampante, che ragazzi ho fatto qualche modifica in questi giorni per, diciamo, avere anche un'inquadratura quando faccio video più bella, più particolare, che ora ti farò vedere. Nel frattempo andiamo ad aprire questo pacco. Ragazzi, per quanto riguarda PLA e filamenti per la stampante, causa coronavirus, i prezzi sono aumentati tantissimo. Solo loro, ma anche su Amazon stesso, perché prima di fare l'ordine non è che sono cretino. Ho guardato un po' in giro, ho visto dove mi conveniva ed effettivamente, nonostante abbiano aumentato il prezzo, erano sempre concorrenziali. Perciò li ho presi da loro. Fai il conto che qui sono 3 kg, perché questo è 2 kg, questo è 1 kg, perciò è qualcosa in più di 3 kg, perché questo è 2,1 kg se non sbaglio, perciò sono 3,1 kg di PLA. Questo pacchetto doveva arrivare insieme a un altro che arriverà forse dopodomani, perché ecco, con anche coronavirus, problemi vari, ritardi anche sulle spese, diciamo sulle consegne. Anche per questi, la prima volta in 2 giorni mi sono arrivati, questa volta ho dovuto attendere 4 giorni, se non pure 5. Idem per questi, Amazon Prime, lentissimi ragazzi. E allora, questo che cos'è? Questo, ragazzi, è un kit compressore con aerografo semiprofessionale, almeno così lo portano. Il venditore doveva mandarmene due modelli, l'altro l'ha mandato però in ritardo ed ovviamente è slittata la consegna e non mi sono arrivati in contemporanea. Però cercherò di fare questo video con entrambi i modelli. Allora, questo è il compressorino mini, dentro ha una pompa elettrica in miniatura, ugello di uscita, qui va alimentato a forse sì, 12 volt, 800 mAh da qui, on off da qui. E qui c'è l'appoggio per andare a mettere l'aerografo. E abbiamo la chiccheria, ragazzi. Aerografo. Questo è l'aerografo. E allora, questo è l'upgrade che ho fatto nel mio box, dove vado a posizionare tutte le bobine di PLA. Sono tutte, diciamo, PLA. Questo è un supportino supplementare per andare a mettere le bobine. Con quello è il principale, che ho modificato mettendo questo tubo di cartone, così da facilitare il rollio. Ragazzi, eccolo qui. Neanche mezz'ora dopo aver fatto la prima parte del video, mi suona il corriere e mi porta il mio pacco. Allora, questo è il kit aerografo da 69,99 euro. L'ho acquistato su Amazon. Ragazzi, io l'ho preso come così, ci ho azzardato sopra, perché questo kit veniva venduto ovunque, anche su Amazon stesso,
130, 150, 160, 180, 200 euro. C'erano alcuni venditori che ce l'avevano anche a 250 euro e io l'ho preso 69,90 euro. E lui, ragazzi, mamma mamma, questo sì che è professionale, altro che. Eccolo qui, ragazzi, compressore per aerografo in miniatura. Non so neanche quanto sia nelle dimensioni. E ora mi spiego perché gli altri venditori lo vendevano a caro prezzo, però non mi spiego il perché questo venditore lo vendeva a basso costo. Io fino a quando non esco tutto, ragazzi, e capisco se è una fregatura o meno. Libretto di istruzioni, questo già, guarda che carino, questo ne ha due, perciò puoi mettere due aerografi. Porta aerografo plastico, questo, ma di alluminio, questo, ragazzi. E adattatore per la pompa o il tubo dell'aria compressa. In dotazione abbiamo anche queste. Lo sapevo di aver fatto un affare. Mio fratello mi diceva che era una fregatura, ma io sapevo di aver fatto un affare. Non cantiamo comunque vittoria troppo presto. Questo è come quello che c'era nell'altro kit, aerografo 1, oh, aerografo 2 con i boccioni più grossi, qua se devi fare qualcosa più grande, carichi questi con la vernice. Andiamolo, perché ma è eccitante questo coso. È enorme. E ti ricordo il prezzo, ragazzi. 69,90 euro. E guarda tu che cosa, guarda tu che affare d'oro. Tubo per collegare il compressore con aerografi più aspetta. Uno e due e tre. Mamma mia. Mamma mia. E che è? È un compressore, ragazzi, a tutti gli effetti, miniatura. E ora capisco ancora di più perché gli altri lo vendono a 200, 250. Manometro che mi dà la pressione. Questo che è? Questo è un supporto per andarla a prendere. E qui cosa abbiamo? Un altro aerografo. Uno, due, alimentatore, il tubo e libretto di istruzioni. E questo è tutto il secondo kit. Primo kit, secondo kit, 29,99 euro, 69,99 euro. Solo, ragazzi, per questo colosso. 220-240 volt, 50 Hz, 1450 RPM, 23 litri minuto, 3,4 kg, 21x13x17 cm. C'è ROS TC20. Ragazzi, proviamoli. 12 volt. Voglio fare una prova, ragazzi, perché il mio problema è anche quello del rumore. Non mi piace avere attrezzatura che fa troppo rumore. Applicazione installata, andiamo a fare la prova dei decibel. Lasciamolo sul tavolo. E allora io mentre parlo arrivo a 60, 76, ora il cellulare ha suonato e è arrivato a 90. Io comunque nella mia voce, ora come ora massimo, sono a 70 decibel. Provo ad accendere questo e vediamo quanto mi dà.
73 decibel, così per com'è, d'acceso, senza il tubo, senza nulla. Vediamo questo. Decibel. Per quanto riguarda i dati tecnici di questo e di questo, posso dirvi che questo ha una forza, diciamo, di spinta dell'aria di 10 litri minuto. Questa, come abbiamo già detto, ne ha 23, perciò questo spinge molta più aria, ma entrambi continuano, diciamo, a spingere l'aria da quando tu lo accendi. Non è come il normale compressore che ha il bombolone, prende l'aria, la mette là dentro a pressione e poi tu quando con la pistola fai così te la manda. No, questo funziona in continuo. In questo frangente di tempo ho anche messo il tubo, che è questo qui, come vedi un tubo di buona qualità, è gommato, però è, ha una tela che lo riveste, e più ha l'aggancio che qui. Qui c'è l'aggancio quello rapido, tiri verso il basso, boom, e lo lascia, lo entri e si auto incastra. Questo ti serve perché appunto se hai più aerografi, ho anche messo qui il supporto per l'aerografo, 1 e 1, 2, tu subito puoi andare a metterne uno, metterne un altro, sfruttando questo. Ragazzi, per me è il primo aerografo che ho mai preso in mano in tutta la mia vita. Ho un amico che ha un aerografo che faceva lavori bellissimi, un artista, mi segue anche sul canale, lo saluto, ciao Gassi, ti piace il mio nuovo acquisto? E allora lo accendo. E allora il manometro sale. Oh. Allora, aerografo collegato tramite il tubo. In automatico si accende e si spegne. E si spegne quando arriva a 4 bar nello specifico, perciò mettiamo il caso che io devo colorare qualcosa. Se lascio, boom, arriva a 4 e si spegne, ha 4 ventose sotto per potersi, diciamo, fissare discretamente sul suo piano di lavoro. L'aerografo va messo qui e sta perfetto. Ad avvitare, come potenza va pure bene, eh? Un'ottima pressione in uscita. Vediamo. Questo arriva a 4, si spegne. Vabbè, questo ne ha di più. Questo ha sì, questo ne ha di più, quasi il doppio. E in effetti questo è 10, questo è 23, si sente la differenza, ragazzi. Si sente come. Mi sono organizzato per tempo, già da qualche giorno ho realizzato questo, sempre con la mia stampante 3D, il castello di Hogwarts, che lo devo verniciare, più il mio portachiavi Fox Tech, personalizzato, sempre progettato da me, e poi questo draghetto che poi lo regalerò a mia nipote, tutto da pitturare con l'aerografo. E niente ragazzi, per questo video è tutto, io ti ringrazio. E niente, ciao e al prossimo video.